Questa mattina a Campobasso il primo consiglio comunale della nuova amministrazione, eletto Giovanni Varra come presidente del consiglio. Tra gli argomenti del consiglio regionale a Campobasso la presentazione della proposta di legge a tutela dei diritti degli omosessuali. Lino Banfi, protagonista della campagna di prevenzione delle truffe lanciata dai carabinieri, al comando di Isernia la presentazione dell'iniziativa. A Termoli la presentazione del nuovo libro della scrittrice Emma Santoro ambientato alle Isole Tremiti. Un cordiale saluto e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TLT. Apriamo con la politica. Nella prima seduta del Consiglio Comunale di Campobasso questa mattina si è provveduto all'elezione del presidente dell'organismo consiliare e alla nomina degli assessori. Assente parte del centrodestra, ma ad avvallare il tutto la presenza di due consiglieri eletti nelle liste che sostenevano Aldo De Benedittis, Giovanni Varra ed Antonio Madonna. Vediamo. Quasi tutti assenti al consiglio di questa mattina a Campobasso. Il primo dell'amministrazione guidata dalla sindaca Maria Luisa Forte. I consiglieri comunali eletti nelle liste del centrodestra tutti assenti tranne due. Antonio Madonna, eletto nella lista dei Popolari per l'Italia di Vincenzo Niro e Giovanni Varra, eletto in quella di Fratelli d'Italia. Questa presenza ha avvallato la validità di un consiglio che poteva essere rinviato a lunedì 15 luglio a causa del mancato numero legale. Invece l'assise è pienamente funzionale ed immediatamente ha provveduto ai primi atti istituzionali, quali la convalida degli eletti e il giuramento della sindaca Maria Luisa Forte. Si è poi provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio, nel corso della quale il consigliere Giovanni Varra ha riportato nelle due procedure tutti i voti dei presenti, 18 voti che hanno appunto sancito l'avvenuta investitura del Presidente. Un percorso, quello dell'amministrazione Forte, che è iniziato nel segno della cosiddetta anatra zoppa, quando un sindaco non ha nei numeri una vera maggioranza, ed oggi sembra aver trovato il supporto di due nuovi alleati, i consiglieri Varra e Madonna. Dopo una mezz'ora di sospensione, il consiglio ha recepito le scelte della sindaca Maria Luisa Forte e le altre varie incombenze relative alle questioni regolamentari ed istituzionali, quali le composizioni dei gruppi consiliari, la nomina della commissione elettorale e la convalida del consigliere comunale straniero che è stato aggiunto al consiglio ma non ha diritto di voto. Importante però la composizione della giunta, i nomi degli assessori che aiuteranno la sindaca. Sono Piero Colucci di Costruire Democrazia, che oltre ad assessore sarà il vice sindaco. Adele Fraracci ed Angelo Marcheggiani in quota cantiere civico, Giose Trevisan e Bibiana Chierchia per il Partito Democratico, Simone Cretella per il Movimento 5 Stelle e Domenico Maio per Alleanza Verdi e Sinistra. Si è provveduto anche all'attività delle surroghe, nominando i consiglieri che subentrano agli assessori. Sono Stefano Ramundo e Giovanna Viola per il Partito Democratico, Vincenzo Degliasio e Antonella Trevisonno per il cantiere civico, Walter Andreola per il Movimento 5 Stelle e Libero Lo Priore per Alleanza Verdi e Sinistra. Intanto apprendiamo che Filoteo Di Sandro, il coordinatore regionale del partito della Meloni, Fratelli d'Italia, ha attraverso un comunicato sottolineato che il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Giovanni Varra, non è tesserato e non rappresenta in alcun modo Fratelli d'Italia ed è da considerarsi fuori dal partito e dal gruppo comunale di Fratelli d'Italia. Invece durante la seduta di Consiglio regionale questa mattina a Campobasso gli esponenti della politica hanno voluto ricordare l'ex consigliere Vincenzo Bizzarro, recentemente scomparso, osservando un minuto di silenzio. Nella sua carriera politica in amministrazione regionale Bizzarro è stato un membro di alcune commissioni permanenti e a carattere speciale ed ha inoltre ricoperto il ruolo di direttore del distretto sanitario di Isernia.
Durante il Consiglio regionale la minoranza ha presentato una proposta di legge sulla tutela dei diritti degli omosessuali e il contrasto alle discriminazioni. Dopo la mancata approvazione nella scorsa legislatura, il testo torna sul tavolo all'attenzione dei consiglieri. Alla vigilia della manifestazione Molise Pride in programma ad Isernia, la questione delle discriminazioni a causa dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale è stata portata all'attenzione del Consiglio regionale durante la seduta di questa mattina a Campobasso. Qui è stata presentata la proposta di legge sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza, che ha lo scopo di contrastare le discriminazioni e di favorire l'inserimento sociale di tutti i cittadini. Una norma di civiltà e rispetto in linea con gli indirizzi promossi dall'ONU, dall'Europa, dalla Presidenza della Repubblica Italiana e dalla coscienza civile. Questo è il commento di Micaela Fanelli, che ha illustrato la proposta davanti al Consiglio. Il testo firmato dalla minoranza consiliare molisana prevede il finanziamento di attività culturali ed educative a tema, ma anche lo svolgimento di incontri di sensibilizzazione nelle scuole e di campagne di prevenzione in materia sanitaria. Non da ultimo, il testo prevede anche l'attuazione di programmi di tutela per le vittime di discriminazioni e violenza dovute al loro orientamento. Altre regioni, tra cui la Puglia, pochi giorni fa hanno già approvato testi simili, aggiunge in merito la consigliera Fanelli. In Molise, dopo la fumata nera della scorsa legislatura, la speranza è che la nuova maggioranza di centrodestra voglia dimostrarsi diversa dalla precedente, permettendo così alla Regione Molise di diventare un modello nazionale per il rispetto dei diritti di tutti. Tra Palata e Montecilfone è previsto un progetto fotovoltaico che potrebbe avere forti ripercussioni sull'ambiente naturale e sulle campagne del Basso Molise. Interpellanza in Consiglio regionale da parte delle minoranze per individuare le aree idonee a questi impianti. Sempre più numerose in Molise le richieste di autorizzazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici e agrifotovoltaici, mentre continua da parte della classe politica a esserci poca chiarezza a livello normativo sull'individuazione delle aree idonee ad ospitarli. Vittorino Facciola, Alessandra Salvatore e Micaela Fanelli del PD hanno rivolto la questione al presidente della giunta regionale Francesco Roberti, affinché si approvi la legge e si valutino i parametri che consentiranno di individuare le aree idonee a realizzare gli impianti e quelle che invece devono rimanere libere nella tutela dei terreni. L'interpellanza del centro-sinistra in Consiglio regionale è stata presentata in merito alla realizzazione di un progetto voltaico in agro di Palata, che prevede opere di collegamento con la rete eterna per quasi 5 chilometri fino alla stazione elettrica di Montecilfone. A parere del Partito Democratico, un impianto simile risulterebbe molto impattante a livello paesaggistico e non compatibile con la vocazione agricola del Basso Molise. Passiamo alla cronaca. Ancora nessuna notizia dell'imprenditore di 31 anni Simone D'Alisa, scomparso da Isernia 2 giorni fa. Le forze dell'ordine, con il coordinamento della prefettura, sono al lavoro per ricostruire gli spostamenti del giovane scomparso e per ascoltare le testimonianze di familiari e conoscenti. A Termoli, i carabinieri hanno arrestato una 23enne di San Severo per detenzione e spaccio di stupefacenti. È stata arrestata a Termoli dai carabinieri la giovane di 23 anni con precedenti penali e originaria di San Severo, responsabile tra gli altri reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna era stata fermata sulla statale 16 mentre viaggiava a bordo di un'automobile in compagnia di altre 2 persone. Un ragazzo di 21 anni e una 32enne, già noti ai militari perché destinatari di un foglio di via obbligatorio che però non avevano rispettato. I 3 giovani, dopo essere stati condotti in caserma, hanno cercato di scappare e nel tentativo di divincolarsi hanno ferito lievemente uno dei militari. Durante la perquisizione personale della sua automobile, la 23enne è stata trovata in possesso di 16 grammi di eroina suddivisa in 24 dosi, 12 dosi di cocaina del peso complessivo di quasi 3 grammi e 5 grammi di hashish.
Oltre alla droga, la ragazza trasportava in auto una mazza da baseball e un tirapugni. La donna è stata arrestata per detenzione di stupefacenti, ma anche per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e per il trasporto di armi improprie. Denunciati inoltre i due conoscenti per l'inosservanza del foglio di via e per concorso in lesioni. Questa mattina a Venafro un ragazzino di 9 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione situata al secondo piano. Al momento si trova ricoverato al Veneziale di Isernia, ma le sue condizioni non sono gravi. Intanto gli accertamenti sulle dinamiche sono in corso e sembrerebbe che si sia trattato di un incidente. Schiamazzi notturni, abuso di alcol e droghe, ma anche furti e rapine. Le notti d'estate in Alto Molise non sono mai troppo tranquille. Giro di vite da parte delle istituzioni per evitare pericolosi eccessi. Con l'ingresso della stagione più bella in Molise tornano nei paesi d'origine centinaia di emigrati e aumentano pure le occasioni di relax e feste per allietare soprattutto la sera le piazze. Per le forze dell'ordine, istituzioni e amministrazioni è l'occasione per mettere in atto azioni sinergiche per la qualità del divertimento notturno nel corso di concerti e sagre, preservare la sicurezza di residenti e turisti e, a maggior ragione, assicurare contesti più responsabili tra i giovani nelle ore notturne di quest'estate nei maggiori centri dell'Alto Molise. Tutto ciò per far fronte a possibili problematiche di ordine sociale e fenomeni che potrebbero, come spesso accade, sfociare nell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, furti e rapine negli appartamenti lasciati incustoditi. Il prefetto Franca Tancredi ne ha discusso direttamente con gli amministratori di Isernia, Venafro ed Agnone. Un confronto per trovare le misure idonee a bloccare sul nascere gli effetti negativi dello svago e del divertimento notturno tra i giovani e allo stesso tempo salvaguardare i luoghi di ritrovo, la quiete pubblica e la civile convivenza. L'attore Lino Banfi è il testimonial della campagna di comunicazione lanciata dai carabinieri sulla prevenzione delle truffe agli anziani. Al comando di Isernia la presentazione dell'iniziativa. I truffatori le studiano davvero tutte per farsi consegnare con tanti oggetti di valore, approfittando della buona fede delle persone anziane e dei soggetti fragili. La campagna di informazione nazionale lanciata dai carabinieri per prevenire i reati di truffa ai danni degli anziani è stato il tema dell'iniziativa presentata questa mattina nella caserma del comando di Isernia. I consigli sono sempre gli stessi: diffidare da telefonate estemporanee di persone che non conosciamo e di persone che dicono di essere qualcuno, carabinieri. Ultimamente abbiamo avuto anche finti direttori delle poste che chiedevano subito il pagamento di una sanzione urgente e quindi non c'è nessuno che ci può chiedere soldi al telefono e nessuno che può passare alla nostra porta e chiedere soldi, sia che siano avvocati perché ci dicono che ci sono familiari in difficoltà, che magari sono trattenuti presso caserme dell'arma. Come vedete, l'arma dei carabinieri continua su questo argomento perché stiamo avendo dei buonissimi risultati, però non sono mai abbastanza. C'è qualcuno che sempre ci cade e quindi il nostro intento è quello di far diffondere la notizia il più possibile e quindi non credere e diffidare da persone che ci chiamano. Non sempre i tesserini sono genuini di persone che ci si presentano alla porta e nessuno verrà mai a chiedere oro, soldi o gioielli per risolvere una pratica burocratica. È questo che dobbiamo far capire alle persone un po' più grandi di età. La scelta del testimonial della campagna 2024 è ricaduta sull'attore pugliese Lino Banfi, molto amato dal pubblico di tutte le età e protagonista dello spot televisivo, che insieme al materiale informativo cartaceo servirà a mettere in guardia i cittadini relativamente alle più comuni modalità di truffa messe in scena dai malintenzionati. Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Ecco, vedi, questa invece è Nunzia, abita vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era della figlia, doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello c'è cascato e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano. Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
È quello che dico io. L'importante è che uno pensi, questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi. Chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh? Sole e calura per almeno un'altra settimana in Molise. Campagna a secco con le poche risorse idriche a disposizione. Nuova ondata di afa record sul Molise in questa seconda decade di luglio. Sole e caldo che condizioneranno soprattutto le zone interne della regione, dal Venafrano alle piane di Larino, con temperature prossime ai 40 gradi. Un serio pericolo non solo per le campagne ormai completamente asciutte, ma anche per la salute delle persone più a rischio, come malati, anziani e bambini. L'eccessiva calura infatti può alterare il sistema di regolazione e il raffreddamento della temperatura corporea. La troppa umidità impedisce al sudore di evaporare. Con il calore corporeo che aumenta rapidamente può portare a svenimenti, insolazioni, disidratazione, arrivare a danneggiare il cervello ed altri organi vitali. I consigli dei medici sono sempre quelli di esporsi meno possibile al caldo e al sole diretto e uscire di casa solo nelle ore più fresche. Bere da 1,5 a 3 litri di acqua durante l'intera giornata, evitare sostanze alcoliche e preferire cibi come frutta e verdura. Infine, indossare abiti in lino o cotone e indumenti chiari e traspiranti. Al via la 22esima edizione del premio letterario Michele Boldrini, dedicato ai giovani scrittori molisani. Il bando del premio regionale di narrativa, organizzato dall'Unione Lettori Italiani, invita alla scrittura le persone di età compresa tra i 16 e i 36 anni. Parliamo ancora di letteratura. A Termoli, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, la presentazione del libro di Emma Santoro, Da Calatonda al Sorrentino, ambientato alle Isole Tremiti e incentrato sul legame tra l'uomo e la natura. Da Calatonda al Sorrentino è il sesto libro della professoressa di lettere e scrittrice nativa delle incantevoli isole di Omidea. In questo nuovo libro Emma si evince che lo stesso è tenuto insieme pagina dopo pagina da un unico filo conduttore, quello che unisce l'uomo e la natura, gli stessi effetti benefici che madre natura produce sull'uomo, e questo fa da contraltare a tutto quanto quello che oggi il mondo reale invece ci offre di continuo. Grazie ad Emma, con i suoi libri abbiamo imparato a conoscere i personaggi caratteristici delle Tremiti. Quando poi si è immersi nella lettura con la mente, sembra tu stia disteso su una delle caratteristiche cale delle isole, avvolte dall'affascinante panorama che ti circonda stando sul posto. È una raccolta di racconti, contrariamente invece alle prime 5 opere, che invece erano romanzi. Il titolo fa riferimento alle due cale, o meglio, tra le due cale più belle di Tremiti, appunto Calatonda e il Sorrentino, come noi chiamiamo la cala Pietre dei Fucili che si trova a Capraia. Le isole Tremiti sono la mia fonte di ispirazione, non soltanto le isole Tremiti. Io nei confronti delle isole Tremiti ho un debito di riconoscenza, perché mi hanno dato tantissimo, e non soltanto in termini di paesaggi mozzafiato, di pesci prelibati anche, ma soprattutto in termini di amore. E quindi ci tenevo a omaggiare sia la mia terra d'origine, ma soprattutto i tremitesi di una volta, che hanno elargito a piene mani tutto l'affetto di cui erano pregni, tutto l'affetto che hanno potuto. La musica sul territorio, occasione per scoprire paesaggi e la cultura delle radici. A Isernia l'Associazione Armonia ha programmato un'estate ricca di eventi e di iniziative formative completamente gratuite. Si parte con due serate dedicate alla musica classica a Palazzo San Francesco. Domenica 21 luglio si esibirà il pianista Aldo Ragone, mentre la sera successiva la protagonista sarà la maestra Adriana Morelli, soprano di fama internazionale. A Termoli ritorna la rassegna cinematografica all'aperto Il cinema e le stelle, organizzata dall'amministrazione comunale per valorizzare i quartieri della città ed offrire ai residenti delle occasioni di intrattenimento. Primo appuntamento quello di lunedì 15 con la proiezione di Il primo giorno della mia vita in via Firenze nel quartiere Porticone. La rassegna d'ingresso gratuito proseguirà fino al 18 agosto. Adesso le previsioni del tempo.
metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Caldo e bel tempo su gran parte della penisola, cielo stellato dalla sera. Le temperature di oggi in Molise sono comprese tra la minima di 22 gradi di Isernia e la massima di 36 su entrambi i capoluoghi e per l'Abruzzo dai 21 gradi dell'Aquila ai 33 di Pescara. Ventilazione debole sud-occidentale, calmo il mare Adriatico. Domattina valori climatici stazionari e giornata ancora molto calda, correnti meridionali. Torniamo con lo sport. Dalla Polonia arriva il primo straniero nella storia pallavolistica della Spike Devils di Campobasso, lo schiacciatore Urbanovic. 31 anni, ex Lago Negro e Sabaudia, oltre 2 metri di altezza con esperienze sportive nel suo paese, poi in Svizzera e dallo scorso anno in Italia. Nell'ultima stagione il laterale polacco ha messo a segno una media di circa 15 punti a partita. Sono in totale le 72 le medaglie conquistate nella piscina di Termoli dalla società H2O ai campionati regionali individuali di nuoto. Tra le esordienti si è distinta Asia Amore, che ha centrato l'oro nei 100 farfalla, e Giulia Matacchione, prima nei 100 dorso. In campo maschile Vittorio Cianciullo ha ottenuto il primo posto nei 1500 stile libero. Pattinaggio, l'atleta molisana Chiara San Martino ha chiuso la stagione agonistica con la partecipazione ai campionati italiani su pista a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova nella gara di velocità e sui 5.000 metri a punti. Soddisfatti atleti e tecnici del centro sportivo Pattinaggio Campobasso per il lavoro svolto in ottica futura. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Arrivederci.